Ciao a tutti, nel video di oggi andremo a vedere delle creazioni a tema Disney. Mi andava di colare all'interno di alcuni degli stampini a tema Disney che avevo e vediamo un po' cosa ne è uscito. Allora, iniziamo da quella più semplice, che riuscite già a vederla dal retro. È uno Zuzum di Maleficent e ho colorato i dettagli col nero. E poi ho fatto una colata di questo verde acido del colore del viso di Maleficent. Non so se lo riuscite a vedere bene. È venuto carino. Magari non lo so se coprire lo sfondo o lasciarlo così in trasparenza. Comunque è semplice ma carina. Ok, ora vi faccio vedere questo stampino di plastica di Topolino, sempre Tsum Tsum, e qui ho provato ad utilizzare la tecnica del Petri Dish, quindi col nero e il bianco. E questo è il retro e il davanti è venuto così. Il Petri Dish si nota ma abbastanza poco, anche perché lo stampino ha comunque le striature della stampante 3D. Dopo provo a lucidarlo e ve lo faccio vedere. Magari coloro anche il viso col bianco e vediamo come esce. Questo è Topolino. Poi ultimo stampino di plastica. Questo qui. A tema Winnie the Pooh. E c'è, se riesco a farlo uscire, questo è lo stampino con Io Tsum Tsum, e questa è la creazione. Ho colorato solo gli occhi e le sopracciglia con delle goccioline di resina nera e dopo provo ad andare a colorare qui il ciuffo e ve la faccio vedere terminata. Poi passiamo a questa Minnie. Questo è uno stampino di Gia Creation e vi faccio vedere come l'ho realizzato. Questo stampino l'ho colato tantissime volte, infatti si sta consumando. E ho fatto un primo strato col nero, ci sono rimasti dei pezzettini di stampo all'interno. Comunque dopo l'andrò a ripulire di questi pezzettini di stampo e andrò a colorare il fiocchetto col rosso e anche qui il simbolino del cuore. Andrò a lucidarla. E il retro l'ho fatto con questi glitter rossi e quindi è su due strati. È carina. Terminata penso renderà meglio, quindi ve la farò vedere alla fine. Poi andiamo su Peter Pan. Anche questo è uno stampino di Gia Creation. Questo è lo stampino e questa è la creazione. Ho utilizzato tanti glitter di verdi differenti e un perlex verde mischiato all'interno della resina, l'ho spalmato sullo stampo. È carina, semplice ma carina. Ora vi faccio vedere questo Zenzi di Shrek. Questo è uno stampino che ho comprato da AliExpress. Ho provato a colorare i dettagli, a fare l'effetto sfumato realistico, spalmando sullo stampino dei gessetti marroni e non so com'è venuto. Cosa ve ne sembra? Ho provato a colorare i dettagli con della resina bianca, i bottoncini li ho fatti con l'acrilico e poi non so se riuscite a vedere, ci sono delle spennellate di gessetto marrone un po' più scuro. Secondo me è venuto abbastanza bene. Voi cosa ne pensate? A me piace. Quindi questo è Zenzi di Shrek. Anche il colore sembra color biscotto. Lo metto qui. Poi vi faccio vedere questo stampino sempre di Gea. Non le ho colorate tutte. Le ho fatte queste tre, tutte e tre diverse. Iniziamo dalla piccolina.
Sono le mele avvelenate di Biancaneve. Ok, questa è quella, la forma più piccola e l'ho fatta semplice con un rosso e con un verde. Carina. Poi c'è questa media dove ho usato come sfondo un verde più scuro. E invece il davanti rosso l'ho fatto glitterato. Questa è la creazione. Poi ho fatto questa grande, che diventerà penso un portachiavi, con effetto Petri Dish sia sul davanti che sul retro. Quindi l'effetto Petri Dish in un primo strato col rosso. E poi l'effetto Petri Dish sul retro con il verde. Ok, è venuta bene come volevo. Cosa ve ne sembra? Provo a togliere questi scartini. Secondo me è venuta abbastanza bene. Molto carina. Ora faccio vedere un paio di creazioni a tema La Bella e la Bestia. Questa secondo me renderà di più una volta dipinta. Ve la farò vedere poi alla fine come al solito. Questo è lo stampino. Vedete, c'è la sagoma della bestia, all'interno c'è Bella e all'interno di Bella c'è la rosa. Questa è la creazione che ho fatto col giallo con questi glitter in flakes. La maggior parte di questi andranno coperti perché la bestia diventerà blu, quindi ho intenzione di colorare di blu la bestia e la rosa cercherò di farla rossa, dopo ve la farò vedere. Poi c'è uno stampo di Petite 3D, che è questo qui, che l'ho comprato l'anno scorso al Miniature Italia, mi sa. Ed è questa qui. Cosa ve ne sembra? Carina. Queste erano quelle a tema La Bella e la Bestia. Ora vi faccio vedere le due creazioni a tema Frozen, Anna ed Elsa. Iniziamo da Anna. Per realizzarle ho spennellato dei pigmenti Perlex sullo stampo. Questa è Anna, quindi ho spennellato un blu e un arancio e dopo andrò a colorare Olaf e tutti gli altri dettagli, penso col bianco, e ve la mostrerò terminata. Questo è lo stampino e questa è Elsa. Carina, qui ho utilizzato i colori di Elsa, quindi il celeste e il giallo. E anche qui penso i dettagli li andrò a colorare con il bianco. Sono venute bene. E ultimo stampo, ci sono queste due zampette. È uno stampo che ho realizzato io a mano. Quindi queste sono le due zampette. E ho utilizzato la resina che mi era avanzata da io. Sono carine con i polpastrelli bianchi e con il retro lilla glitterato. E poi c'è questa sagoma di Stitch che mi è stata regalata da un ordine che avevo fatto ed era un cabochon di Jack Creation. Da quel cabochon ci ho fatto io lo stampino, quindi questo è lo stampino che ho fatto io, ma il cabochon è di Gea. Anche qui ho usato il Petri Dish con due blu differenti, quindi questo è lo stampino di Stitch e questa è la creazione, che sembra venuta molto bene. Anche qui vedete tutti questi dettagli li andrò a colorare penso col bianco.
col nero, non lo so, e ve la mostrerò a brevissimo. Quindi queste erano le creazioni, ora le vado a dipingere tutte e ve le mostro alla fine. A dopo. Eccoci, ora vi faccio vedere le creazioni terminate. Vi faccio rivedere un attimo da vicino le tre lune per vedere le differenze tra le tre. Vedete, sono tutti verdi e rossi diversi. Queste erano le, scusate, le mele avvelenate. Poi Peter Pan, ho colorato soltanto il cuore. Poi Minnie. Ho fatto il fiocco rosso e i pois bianchi. Questo è il davanti e questo era il retro. Ok. Poi c'è la prima creazione della Bella e la Bestia con i dettagli in oro. La seconda, che è un po' più elaborata. Ho fatto l'ampolla con un bianco giusto sui contorni, poi ho dipinto la rosa e la bestia, vedete, l'ho fatta col blu. È bello, in questo modo rimane col giallo dorato. Era poi un giallo dorato con The Flakes, come vedete dallo sfondo. Mi piace, questa creazione è venuta bene. Poi io ho colorato il ciuffo con un viola differente. Topolino, gli ho fatto il visino bianco per far risaltare di più gli occhi e il naso. Stitch, ho dipinto i dettagli col bianco e secondo me fanno risaltare il petri dish con cui ho fatto la creazione. E infine ci sono Anna e Elsa, dove vedete ho colorato i dettagli con il bianco, quindi su Elsa i fiocchi di neve e su Anna i fiocchi con Olaf. Eccole qua. Queste erano le creazioni. Le mie preferite sono La Bella e la Bestia e Zenzi. Queste due. Ciao, al prossimo video.